Carissimi amici, di nuovo qui a Fossano in un nuovo anno, 2024, con Padre Ottavio, la prima volta di quest'anno che siamo insieme. Padre Ottavio, buon anno! Buon anno a tutti, a te, ma a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci vedono. Grazie. E che anno sarà? Sarà l'anno di un giorno dopo l'altro e un giorno dopo l'altro costruire, parlo per me stesso, no? Nella fede in Cristo Gesù crocifisso e risorto, il vivere quotidiano. È facile dirlo, facilissimo dirlo. Il punto è quello di accogliere la vita di ogni giorno in una dimensione di speranza. È vero che ognuno di noi ha le sue croci, perché voi non pensiate che da parte mia, da parte nostra, di tutti, non ci siano le croci. Tutti abbiamo le nostre croci. E allora iniziare l'anno 24, 2024, un grande dono. Almeno per me è un grande dono, ma nel contempo è un dono che va sorretto, almeno lo sento io personalmente, sorretto dalla speranza e dalla fiducia che Dio c'è. E più vado avanti negli anni, e più la vita mi chiede di contattare persone malate, persone in situazione, diciamo, di accelerazione, di morte, e allora penso che la nostra vita deve essere proprio centrata su Gesù crocifisso e risorto. Questa è la nostra fede. Non c'è altra cosa da dire di fronte al cristianesimo, a Cristo, vincitore della morte. E ne approfitto. Questo è il crocifisso di San Damiano, quello che ha parlato Francesco, e se lo vedete è un volto disteso, non di sofferenza, gli occhi aperti proprio alla vita. È quasi il Cristo, no? Dalla croce ci parla, ci dice vita, vita, vita. Ed è questa la forza del cristianesimo, la forza dell'umanità. Io sono convintissimo, convintissimo, credenti, non credenti, cattolici, non cattolici, tutte le religioni portano a Cristo. Il momento alto della vita, che è la morte, portano all'incontro con Cristo, il risorto, la vita. E questo ci deve riempire di speranza e anche di gioia, anche se siamo nella malattia. Ecco, Padre Ottavio, grazie per questa riflessione. Concludiamo con un brevissimo augurio ai nostri amici. Cosa auguri a quelli che ci vedono per il 2024? Ma come mio augurio, quello che faccio a me stesso, andare avanti con fiducia e con speranza, ogni giorno, ogni momento della vita. Grazie amici che ci accompagnate, grazie. E allora non ci resta che dire che AMSES c'è.